Ciao ragazzi, benvenuti in questo fantastico nuovo video. Oggi facciamo assieme i confetti soap. Se volete fare sapone con un metodo a freddo e non l'avete mai fatto, andate a vedere i miei primi video, li trovate nella playlist ABC del sapone col metodo a freddo. I confetti soap io li faccio con gli avanzi dei vecchi saponi grattugiati. Vedete, si ottengono queste listarelle colorate. Confetti in inglese vuol dire coriandoli. Bene. La nostra parte liquida e la nostra parte grassa sono entrambi a 42 gradi. È ora di unirli. La traccia anche in questo caso è molto leggera. Bene, uniamo il bianco. Perfetto, adesso uniamo il sapone grattugiato colorato. La proporzione è 50% frammenti di sapone e 50% sapone fresco fatto da noi. Potete anche aumentarla, ma non esageratamente, sennò poi l'effetto finale non è più bello. Benissimo. Ora è ora di metterlo nello stampo. Io come stampo questa volta uso un contenitore in legno per vini ricoperto con rifasciato con la carta forno. Uso questo perché verranno delle saponette molto grosse, stile saponette americane. Bene ragazzi, ci vediamo tra 24 ore per il taglio, vi faccio vedere la bellezza di questo sapone. Ciao ciao! Ciao ragazzi, le 24 ore sono passate, vediamo com'è venuto il sapone coriandoli. Bene, taglio della prima fetta. Guardate un po', è bello, vero? È un sapone molto semplice da fare, come avete visto, e ha un aspetto molto allegro. Guardate un po' che bello. Bene, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, se avete delle domande scrivetemele nei commenti. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!